Il ponte è stata una delle prime cose, no, a cui il sindaco e la città di Venezia hanno pensato per ricordare Valeria. E quindi adesso siamo contenti che si sia realizzata questa promessa. E poi è anche molto, molto interessante dal punto di vista urbanistico, perché lega la stazione con l'università, crea anche un modo diverso di vedere la città, valorizza una parte della città che è poco conosciuta, che è la nostra città del lavoro, la nostra città industriale, quindi penso che sia anche interessante da questo punto di vista. Anche qui noi vediamo tutti questi manufatti, che sono manufatti che ci portano una Venezia produttiva, una Venezia, qui c'era il macello, qui era un'area industriale molto ampia. Beh, insomma, penso, mi piace molto l'idea, mi piace il ponte, adesso lo vedremo e quindi siamo contenti. Lo useranno i giovani, quindi diventerà anche un modo di ricordare Valeria, così, in un ambiente che a lei era molto congeniale, l'ambiente dello studio, dell'università. I ponti uniscono, i ponti sono una caratteristica veneziana, quanti ponti non abbiamo, è sempre stata una città, uno in più, esatto, una città aperta, come ha ricordato il patriarca, come ha ricordato il sindaco, come hanno ricordato tutte le autorità, il Presidente della Repubblica, insomma. Ponti e non muri. Ponti e non muri, siamo tutti d'accordo. Tutto questo il giorno in cui è stato ucciso l'attentatore di Berlino, pensando anche alla famiglia della povera ragazza di Sulmona. Voi cosa dite? Beh, noi sappiamo che la famiglia sta vivendo quello che abbiamo vissuto noi. Cioè, il pensiero è, cerchiamo di non abituarci a queste cose, ecco. Non so, la vicinanza alla famiglia è scontata e devo dire che mi ha molto colpito, l'ho saputo oggi che ero in ufficio, sapere che i nostri poliziotti hanno fermato questo attentatore. Penso che vada veramente un plauso all'opera anche veramente del Ministero degli Interni, della Polizia. Cioè, penso che sia un motivo di orgoglio per l'Italia, insomma. Sì, sicuramente oggi è una giornata molto importante, questa opera semplice ma efficace, diciamo, molto bella e simbolica dal profondo e dal grande significato. Ecco, era qualcosa a cui io personalmente ci tenevo molto e questo è, diciamo, il primo passo per la conclusione dell'opera, che poi vedrà i lavori terminare nel prossimo febbraio. Ecco.